All'avvio superficie di Caiolo siglato oggi un importante accordo, una convenzione fra Guardia di Finanza e Soccorso Alpino. L'obiettivo è rendere sempre più efficaci gli interventi in montagna, soprattutto con l'ausilio di importanti mezzi tecnologici di cui sono dotati gli elicotteri in servizio sul territorio provinciale. Il valore di una forte sinergia che si sviluppa nell'interesse della popolazione, di questi territori e di coloro che purtroppo si trovano in condizioni di rischio e di pericolo. È un bel modello di collaborazione che vede fortemente integrata la componente civile del Soccorso Alpino e la componente militare della Guardia di Finanza, ma anche specialità diverse, i soccorritori da terra, i soccorritori dall'elicottero, i cinofili, l'esperienza di polizia giudiziaria dei militari della Guardia di Finanza che fa sì che immediatamente dopo l'evento possano, ove necessario, essere avviate le investigazioni, gli accertamenti tecnici che aiutano la magistratura a ricostruire l'evento. Quindi è un modello di collaborazione sperimentato che oggi viene rafforzato, fondato sempre più sulla tecnologia, soprattutto per quanto riguarda la speditezza degli alert, delle comunicazioni di allarmi, e il nostro comando generale sostiene molto queste iniziative e noi siamo molto soddisfatti sul territorio di poter portare avanti queste progettualità. L'accordo con la Guardia di Finanza perfeziona una collaborazione ormai storica tra i soccorritori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico. La perfezione nei dettagli, stabilisce dei sistemi di addestramento comune, protocolli di attivazione, concretezza nel portare a termine le operazioni di soccorso. Ricordiamo, quando si è in difficoltà, qual è il numero da comporre e come comportarsi? Il numero principale da comporre è il numero 112. È evidente che durante un intervento di soccorso è importante che l'utente non stressi il telefono per evitare di scaricare le batterie e permettere quindi la geolocalizzazione dell'infortunato. È una macchina molto performante, diciamo che tutto ciò che ha a bordo è di nuova generazione, è dotata appunto di un nuovo sistema per la ricerca delle persone attraverso l'utilizzo delle celle telefoniche. Praticamente abbiamo a bordo un MC Catcher. Come funziona? Funziona a tutti gli effetti come una cella telefonica volante. E utilizzandola soprattutto in scenari montani dove appunto sono poche celle telefoniche e anche poche persone, il sistema diventa molto performante.